Questi bellissimi esemplari che abbiamo visto, che sono stati appena reintrodotti in questo territorio, provengono dall'allevamento di lepre sarda dell'Ente Foreste della Sardegna. Infatti l'Ente Foreste possiede alcuni allevamenti di lepre sarda che provengono da un vecchio progetto dell'azienda Foreste Demaniali degli anni 80, e quindi nel corso degli anni si è sviluppato questo tipo di allevamento estremamente delicato e difficile, perché è un animale molto sensibile sia dal punto di vista comportamentale sia dal punto di vista sanitario. Tant'è vero che prima di arrivare a questo bel risultato c'è di mezzo tanto lavoro di personale esperto, soprattutto nella tecnica di riproduzione. Queste lepri hanno subito diversi adattamenti e ambientamenti in allevamento stesso, perché dalla fase delle gabbie di riproduzione passano in recinto dove vengono alimentati sia con prodotti mangime che con prodotti naturali, e quindi un altro ambientamento in un recinto con caratteristiche simili a questo ambiente. Dopodiché, dopo aver raggiunto una maturità e un adattamento all'ambiente naturale, sono state catturate e portate in questo recinto di ambientamento, dove poi verranno liberate definitivamente. Quindi vengono controllate dal servizio della provincia, che è un progetto proprio della provincia che consente poi la liberazione del territorio. Tutti questi animali naturalmente, oltre che avere le caratteristiche giuste per il popolamento, hanno naturalmente subito dei diversi controlli sanitari, in modo tale da avere una sicurezza tale da avere animali perfettamente sani che poi si possono adattare nell'ambiente. Questo è un progetto che la provincia di Cagliari ha predisposto sulla base delle competenze dettate appunto dalla legge 23 del 98 e sulla base dei risultati che abbiamo già ottenuto rispetto ad altri progetti già eseguiti. Quindi ha pensato di predisporre un progetto di ripopolamento della lepre, visto le richieste da parte del mondo venatorio. Questo progetto voleva tastare, voleva mettere in evidenza qual era la resistenza delle lepri allevate e quindi rimesse in natura o delle lepri catturate in natura. Per cui sulla base di altri progetti dove abbiamo dei dati sulle zone di ripopolamento abbiamo verificato che nella zona di Farage Tuareta c'era una certa consistenza di lepri che ci permetteva di ripopolare, con un modello sperimentale chiaramente, la zona di Villa Salto e la zona di Castiadas, perché abbiamo avuto la disponibilità appunto del mondo venatorio, quindi delle due autogestite, per il controllo durante il preambientamento di queste lepri. Abbiamo fatto la prima cattura, dove effettivamente la provincia ha verificato che esiste un problema in Sardegna per la cattura delle lepri, perché abbiamo un territorio particolare e per cui non è facile catturarle attraverso le reti, per cui adesso invece siamo nella fase del ripopolamento delle lepri allevate. Abbiamo già fatto due prelievi dagli allevamenti dell'Ente Foreste, che in questo ha collaborato con noi, tant'è che abbiamo anche concordato i periodi e i tempi per avere la disponibilità appunto di lepri sane e efficienti poi sul territorio, perché avevano necessità anche di un preambientamento, per cui abbiamo già ripopolato il territorio di Castiadas e adesso ci ritroviamo invece nel territorio di Villa Salto. Allora, mi chiamo Franco Picciau, sono uno dei professionisti che hanno appaltato questo lavoro di ripopolamento delle lepri in Sardegna. Insieme a Mauro Murri, a Caterina Falconi e Luca Fadda abbiamo costituito un ATP e abbiamo iniziato appunto a lavorare a questo progetto. Il progetto, che prevede un ripopolamento, come ha già detto la dottoressa Cois, responsabile della provincia, un progetto di ripopolamento con lepri allevate e lepri selvatiche. Per le lepri selvatiche abbiamo un problema di base: non solo il territorio è difficile per le catture, ma soprattutto le densità. Infatti la lepre sarda, a differenza della lepre europea, non raggiunge mai densità molto alte. Si parla sempre di 10
12, massimo 20 nelle zone migliori di lepri per chilometro quadrato. Questo vuol dire che anche se si fanno battute di cattura su un chilometro quadrato sono 100 ettari, quindi abbiamo circa 2 lepri ogni 10 ettari, quindi anche se si battono 10 ettari, e non è semplice perché ci vuole una grande partecipazione di personale, non si riesce mai a catturare più di una o due lepri. Quindi dovremo adesso sperimentare una nuova tecnica, che è quella delle gabbie trappola, che già è stata sperimentata ampiamente per la lepre variabile nell'arco alpino, dando risultati discreti e comunque un dispendio energetico, soprattutto di risorse umane, molto minore. Il progetto prevedeva, appunto, a parte la reintroduzione qui a Villa Salto, nella città di Villa Salto, quella anche a Castiadas, dove è stata fatta anche il radio trekking ed è in atto tuttora. Si sono radiocollarate una parte di lepre, una porzione di lepre che si stanno seguendo. Dobbiamo dire che per adesso i dati sulla mortalità sono decisamente migliori di quelli che abbiamo in letteratura. Questo probabilmente è dovuto anche al tipo di allevamento a terra e poi preimpiantati appunto in piccoli recinti a terra, che danno molta più vitalità alle lepri. E poi appunto il preimpiantamento nel campo, tramite recinti e pasto elettrico. Il progetto si dovrebbe concludere a ottobre. Chiaramente, prima di iniziare tutto questo, abbiamo scelto le zone facendo dei monitoraggi, dei censimenti con sorgente luminosa, dove abbiamo rilevato le densità di lepri in tutte le zone, e abbiamo visto quelle anche con un territorio idoneo, condizioni ambientali, pedoclimatiche che possono essere idonee alla lepre sarda. Allora, diciamo che oggi finalmente siamo arrivati quasi alla conclusione di questo progetto. L'autocittà di Villa Salto ha subito aderito alla proposta fatta dalla provincia e finalmente, da anni che chiedevamo appunto che ci fosse dei ripopolamenti di selvaggina, si è arrivati finalmente a questo anno scorso, dove c'è stato il coinvolgimento appunto da parte della provincia per le autogestite di Villa Salto e di Castiadas. Nell'autogestita giustamente si imposta un discorso che non è solamente quello di cogliere, diciamo, ciò che si trova, ma è anche quello di ripopolare affinché non si possa, diciamo, un giorno andare per le campagne e non trovare più la selvaggina. Questo ripopolamento della lepre è importante perché è una delle specie che cominciava a scarseggiare. Noi siamo stati ben contenti di aver aderito a questo progetto e con impegno, ma ben volentieri, siamo arrivati appunto dopo circa un anno, diciamo, di lavoro a questo punto. Il tutto si concluderà, speriamo, fra una ventina di giorni con il rilascio all'esterno del recinto. E ci proponiamo anche per il futuro di poter aderire a progetti di sviluppo in questo senso. Come sempre, Villa Salto è stata sensibile a tutte le iniziative dal punto di vista venatorio o da qualsiasi parte siano venute. Ringraziamo la provincia per averci scelto e in questo modo, diciamo, ci rendiamo disponibili per il futuro.